Aumentare del 20% la produzione di energia da fonti rinnovabili e ridurre del 20% le emissioni di anidride carbonica e di consumi energetici regionali entro il 2020. Questi i punti cardine del manifesto presentato alla chiusura dei lavori di Uniamo le Energie, il grande evento organizzato dalla Regione Piemonte per lanciare la sfida alla mobilitazione energetica a tutti i livelli e contribuire alla realizzazione di un ambizioso progetto. Amministrazione, imprese, artigiani e cittadini insieme per l'energia. Quando diciamo uniamo le energie vuol dire prima di tutto uniamo le energie di ricerca, progettuali, realizzative che esistono nella regione che erano un po' disperse. Non dimentichiamo che 20% di risparmio e 20% in più di produzione di rinnovabili vuol dire 40% della nostra energia da fonti rinnovabili o da risparmio. È molto e per noi sarebbe già un grandissimo successo. Numerose le iniziative presentate nei due giorni di Uniamo le Energie. È stato presentato il concept Filla, un veicolo urbano elettrico efficiente e totalmente riciclabile per annullare l'emissione di gas inquinante di CO2 nelle aree urbane e ridurre l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto. È stato anche presentato il plastico di un modello di casa passiva che sarà costruita nel centro di Settimo Torinese, progettata rispondendo a criteri di economicità, riduzione di emissioni inquinanti e senso di piacere dell'abitazione. Una casa da 100.000 euro, capace di produrre energia utilizzando tutte le tecnologie disponibili per limitare i costi e l'impatto ambientale. Ai workshop e dibattiti della prima giornata è seguita un'assemblea generale in cui gli enti locali, le comunità montane, le imprese e i cittadini piemontesi si sono riuniti in assemblea. La comunità piemontese ieri nei tavoli tecnici, oggi diciamo in una sessione più politica, ha aperto questa sfida all'indipendenza energetica, nel senso di progressivamente imparare a consumare meglio, meno, e imparare a produrre da fonti rinnovabili in un modello che è un modello diciamo di produzione diffusa sul territorio. Ognuno di noi può diventare contemporaneamente, oltre che un consumatore, lo siamo già, anche un produttore, attraverso tecnologie che non consumano fonti fossili ma sfruttano le fonti rinnovabili. Nomi illustri si sono alternati sul palco. Il premio Nobel Rubbia ha sottolineato come sia possibile utilizzare l'energia solare e una forma innovativa di nucleare per risolvere il fabbisogno energetico del pianeta. Carlo Petrini di Slow Food ha tenuto un appassionato intervento «La terra, il cibo e l'energia». L'attore Arturo Bracchetti ha presentato lo spot Uniamo le Energie. I Subsonica hanno messo a disposizione in un concerto gratuito tutta la loro energia per far sì che il Piemonte diventi il primo motore ecologico d'Italia e per primo possa raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea. La cosa interessante che è emersa è che ci sono tantissime persone che hanno competenza e passione in questo campo. È importante è davvero metterle insieme. L'atto finale è stata la lettura del manifesto per l'indipendenza dal petrolio e la firma dello stesso da parte di tutti i partecipanti.